Lo spettacolo che vi proponiamo questa sera è una commedia, a mio avviso, molto divertente. La mia miglior nemica, scritta da Cinzia Verni con la regia del nostro Christian Strazza. La commedia che andrà in scena vede quattro ragazze, amiche e nemiche, che si incontrano e allo stesso tempo si scontrano intorno al divano di un appartamento. Tra bugie e segreti, risate e sogni, bouquet, suspense, si dispiega una vivace pièce che affronta diverse tematiche, dall'amicizia all'amore, dal sesso al tradimento, dalla gelosia al perdono. L'amore e soprattutto il desiderio profondo di sposarsi travolge le quattro ragazze rischiando anche di incrinare il sentimento di amicizia che le lega. Dalle tinte rosa della commedia femminile si passa a quelle gialle di un thriller e preferirei fermarmi qui per non togliervi il gusto, ecco, di poterla guardare e ammirare. Prima di cominciare volevo dire qualche parola perché sicuramente non tutti sanno che questo spettacolo va ad aprire una serie di altri eventi che andranno a celebrare il decimo anno di questa associazione, di cui ne faccio orgogliosamente parte. Questa ricorrenza volevo condividerla con voi, pubblico, che per 10 anni ci avete supportato, forse anche sopportato, diciamo. E 10 anni fa, ne ho 26, avevo 16 anni quando ho deciso di far parte di questa bellissima realtà, ma l'emozione che avverto, diciamo, e che provo durante la messa in scena di qualsiasi tipo di evento o spettacolo è sempre la stessa. Arcadia Rioniro mi ha insegnato molto artisticamente parlando, ma cosa ancora più importante è che mi ha insegnato, ecco, diciamo che ha permesso al sottoscritto di crescere e maturare come uomo. Perché sapete tutti, no? In fondo, che cos'è l'associazione se non luogo di aggregazione, di crescita? Insieme abbiamo calcato quasi tutti i palchi del Vulture Melfese, senza mai una sbavatura, trascinati solamente dalla passione che tuttora mettiamo nonostante l'avanzare dell'età e degli impegni che a questo punto aumentano. Grazie ad Arcadia Rioniro ho scoperto di poter raggiungere e superare limiti che 10 anni fa neanche pensavo di poterli appunto raggiungere. E mi vengono in mente, che ne so, i musical, i monologhi sulla Shoah e anche gli spettacoli in vernacolo rionerese, appunto, perché è importante ricordare le origini, da dove siamo partiti. Vi dico queste parole perché il mio desiderio, e penso che parlo io, a titolo personale, insomma, di tutti quanti i soci qui presenti e assenti anche, è quello di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, divertire, far divertire voi pubblico che venite a vederci e di dimostrare ancora una volta che in questo paese le cose si fanno. Vogliamo dimostrare a voi tutti che noi c'eravamo 10 anni fa, ci siamo oggi e ci saremo, si spera, per i prossimi 10 e 10 e 10 e 10 anni ancora. E niente, allora bando alle ciance, io direi di iniziare ringraziando lo sponsor ufficiale di questo evento che è Form Action Schools, che è a Venosa, Form Action School, Venosa via Appia, Piazza della Libertà. Vorrei che facesse un applauso per lo sponsor che è stato, diciamo, ecco, importante per la realizzazione di questo spettacolo. Alle musiche, il presidente dell'associazione Arcadia, Alfredo La Penna, che grazie, che con grande forza e determinazione è riuscito a pieni voti a raccogliere diciamo, l'eredità di Christian. La stessa Form Action School, mi sono dimenticato, ha curato anche il trucco e il parrucco, delle nostre bravissime attrici. Ringrazio anche Michele Biagio Di Leonardo per averci dato una mano nella realizzazione della scenografia. E niente, a questo punto io vi ringrazio nuovamente tutti per la presenza, buon divertimento, buona serata e ci vediamo dopo, ecco. Grazie. E noi,
Grazie, Antonio. Le lasci sulla porta? Sì, le porto dentro io. Arrivederci. Pronto? Sì, sono appena arrivata. Che fai, mi controlli? No, senti, a Fiumicino erano terminati i carrelli ed io, come al solito, ero piena di valigie. Sì, lo dico sempre, non lo faccio mai. Quest'anno non compro niente. Trovi le stesse cose in Italia, costano uguale e non te le devi mettere in valigia. E lì poi ti sembrano così carine, ma nel tuo salotto fanno schifo. In Africa ti devo lasciare. No, parlo con l'elefante. No, senti, adesso ti saluto. Sì, mi riposo un po'. Sì, ti chiamo io. Ok, ciao. Adesso mi faccio una bella doccia e mi riposo un po'. Adoro viaggiare, anche perché quando ritorno alla mia casa mi sembra meravigliosa. Non c'è nulla di più bello di riprendere le vecchie, buone e sane abitudini. Ma guarda un po' da soli. Ma guarda un po' quanta bella gente che ci sta. Tanto carucci voi, belli. Massimiliano, vieni a fare i compiti che ti gonfio, eh? Ah, ragazzi, e che avevamo fatto, la latrina? Va un po' a pisciare a casa tua. Che disgraziato, non esiste più l'educazione. Mo fammi dare una controllatina a sto palazzo, va? Ah, ma che bei gerani la signora Flora chissà che ci mette. Oh, guarda chi c'è sta là. Signorina Clara. Signorina Clara, so qua. Signora Massari, buongiorno. Buongiorno, signorina Clara. Che le vade fa due chiacchiere, sì? Sì, dica. Ma che, è tornata da un viaggio? Sì, sono tornata proprio adesso. E com'è nato? È stato un viaggio bellissimo. E il fidanzato non l'ha trovato? No, non l'ho trovato un fidanzato. E fa bene sti disgraziati, gli uomini sono tutti uguali. Manco per farci la coratella sono buoni. Veramente non lo cerco proprio, per il momento sto bene così. Voglio viaggiare, fare esperienze nuove. Sono stata fin troppo fidanzata. Devo disintossicarmi dagli uomini. Lo so, lo so. Sa, signorina, è tutto il pomeriggio che sto alla finestra, ma non succede niente. Non si vede passare nessuno. Mi dispiace che lei non abbia nulla di interessante da guardare dalla finestra. Provi al piano di sotto. No, non ho fatto in tempo. Hanno litigato stamattina mentre ero scesa a farmi la messa in piega, non si vede? Un vero peccato! Ma lei come lo sa? Me l'ha detto Brooke Logan. Brooke Logan? Sì, Brooke Logan. Quella di Beautiful. No, la figlia da portiera. Questo palazzo è rovinato dalla televisione, ma posso farle una domanda? Ci dica. Perché invece di passare la vita con il binocolo ad impicciarsi dei fatti di tutto il condominio, non si guarda un reality? No, non mi piacciono proprio, sa? Sono troppo manipolati dagli autori televisivi. Lei sì che è una purista del pettegolezzo. Ma mi tolga una curiosità, lei paga il canone Rai o solo la rata del condominio? No, signoria, adesso devo proprio andare. Si figuri, vada. Mi sposto all'altra finestra. Stanno a fare un trasloco nel palazzo accanto. Se trasferisce il figlio del fratello, da cognata, da sorella, da sora Lella. Arrivederci. Vabbè, se vedemo, ciao. Ciao. Ciao, cari amici. Ciao. Che intrigante. Va bene, adesso... mi riposo. Un attimo. Oh.
Clara! Sei appena rientrata. Ti disturbo? La prima risposta è sì. La seconda pure. Sono 24 ore che non dormo. Però se qualcosa di molto, molto importante da dirmi, prego, accomodati pure. Quante valigie! Ma non sei stata solo una settimana al mare? Un costume! Ed un pareo, sì. Oh, che delizia questo artigianato! Lo vendono anche a Piazza Vittorio. Dai, raccontami del viaggio. Ho intenzione di organizzare un party con un filmino. E quindi non posso darti nessuna anticipazione. Per cui se è tutto, io andrei a dormire. Arrivederci. Devo veramente andarmene. Veramente, fisicamente, immediatamente. In altre parole mi stai cacciando di casa. Non in altre parole, con queste precise parole. Veramente io ero venuta a chiederti una cortesia. Una grande cortesia. Ho capito, non si dorme. Ti ascolto, preparo un caffè. Volevo parlarti di Claudio. Ah, ci hai mica litigato? No. E non so se ti ho detto che Claudio, prima di mettersi con me, era fidanzato con una ragazza, una certa Laura, e che l'aveva lasciata poco prima di sposarla. Sì, più o meno. E allora? E non so se ti ho detto che la conoscevo bene, cioè dividevamo l'appartamento, e che Claudio l'ho conosciuto sotto casa un giorno che è venuto a prenderla. Sai com'è? Ho visto un bel ragazzo, tutto elegante, con il macchinone, con i fiori. Lei soffiato il fidanzato sotto casa. Laura mi aveva raccontato praticamente tutto di lui, che mi sembrava di conoscerlo da sempre. E così, quando l'ho visto, è stato un colpo di fulmine. Abbiamo cominciato a frequentarci di nascosto, poi una cosa tira l'altra. E tu gliel'hai tirata. E lui l'ha presa. Che coppia. Senti, evidentemente lui non era più innamorato, altrimenti non sarebbe successo. Se non fossi stata io, sarebbe stata sicuramente un'altra. Magari la tua amica avrebbe preferito che fosse stata un'altra. Non lo so, non ho mai avuto il coraggio di chiederglielo. Quindi questa Laura non sa che ora tu vivi con Claudio? Quando l'ha lasciata è successa una tragedia. Laura si è chiusa in casa e piangeva tutto il giorno. Poi ha chiesto alla multinazionale per la quale lavora di essere trasferita in Australia. In Australia? E allora perché mi stai raccontando tutto questo? È perché Laura viene a Roma per incontrarmi, vuole salutarmi. Sai, lei mi considera ancora un'amica. Poveretta, se le amiche le soffiano l'uomo, figurati le nemiche. E non posso di certo ospitarla nella casa dove vivo con Claudio. Beh, certo, anche se non sembra un tipo sveglissimo, capirebbe. Appunto. Per questo avevo pensato di ospitarla qui. Qui? A casa mia? Eh sì. Ma questa non ha nessuno dove andare, un parente, un'amica vera. No, lei non è nata qui e i suoi genitori vivono in Francia e poi non conosce molta gente a Roma e quindi ho pensato di farla venire qui. Senti, io non voglio esprimere nessun giudizio, ma non me la sento di trovarmi in questa situazione. Ti prego, è solo per una notte, domani riparte. Mettiti una mano sulla coscienza, solo tu puoi salvarmi, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Va bene, ma basta con questa lagna, non mi fai pena per niente. Sistemati nella stanza degli ospiti e dividi il letto con quella poveraccia. Sì. Lo sapevo che eri un'amica tua, hai un cuore d'oro. E per mia fortuna non sono fidanzata. Però c'è un'altra cosa che devo chiederti. Vai. Non è che potrei dormire insieme a te? Perché? Hai paura che ti dia una coltellata mentre dormi? No, Laura è una ragazza dolcissima e che in quest'anno ci siamo mandate delle mail e le ho detto di essere innamorata e lei ora vuole conoscere la persona che amo. Perfetto, è arrivata l'ora della verità, il momento che ti scarichi la coscienza. E le ho detto che noi stiamo insieme. Noi? Noi chi? Noi, io e te. Senti, Elena, sto per perdere la testa. Fammi capire, tu hai detto a questa che con me è una relazione... Saffica! Saffica? Ma che bisogno c'era? Tu sei malata, perversa, contorta, condizionata dal nome che porti. E c'è? Elena, di Troia, mai nome è stato più azzeccato. Senti, io non le ho detto la verità per non farla soffrire più di quanto soffrisse già. Un atto di grande umanità, ma non capisco perché che scegliere me come fidanzata. Perché
perché non avevo il tempo di trovare un amico disposto a fingere di avere una relazione con me. E poi mi sembrava più comodo, visto che stavo qua. E non ti è passato per l'anticamera del cervello che potessi cacciarti di casa a calci? Veramente no. Effettivamente non ho la forza di farlo. Però non contare su di me. Mi chiuderò in un ostinato silenzio. Anzi, di' alla tua amica che sono muta. Muta, sorda. Se vuoi, pure cieca. Le tre scimmiette in una. Però prima devo sistemare qualche foto in casa. Allora. Questa è carina. La mettiamo qui. Poi, così c'è qualcosa che riconosce di casa mia. Lo sai che mi fai paura? Saresti capace di qualsiasi cosa. Ringrazia Dio che sono stremata da un viaggio e da un cingolato che mi cammina nella testa da una tempia all'altra. Pronto? Ciao, amore. Sì, mi manchi anche tu. Sì, sono da zietta. Ora glielo dico. Zietta, tanti saluti da Claudio. Sì, 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 anche lei ti manda tanti, tanti bacini. Zietta, zietta. Zietta è morta. Claudio vuole sapere come stai. Oh, ti senti ancora svenire? No, è vero che è passata. No, non ti preoccupare, amore, sì, è solo per stanotte. Eh sì, domani. Domani la ricovero, sì. Non mi posso mica occupare tutta la vita di questa vecchia rincoglionita. Va bene, amore, mi manchi anche tu. Pucci, pucci. Eh no, è attacca tu. Attacca tu, attacca tu, attacca tu. È cinese, Claudio? Va bene, attacco io. No, al tre. Uno, due e tre. Senti, magari non adesso, ma io conosco un dottore. E per cosa? Mica davvero la zia malata, eh? No, per te. Si può guarire, sai, dalla schizofrenia. Ci sono dei farmaci che fanno miracoli. Comunque, aiutami a sistemare queste valigie, che qui c'è un casino. E questa? E tutte queste valigie? Oh. Senti, aspetta un attimo qui, che devo andare a prendere delle cose in camera. E mi raccomando. Ma questa non è tua, questa valigia? No. Come non è tua? Era sul pianerottolo. Il portiere mi ha detto che è risalita con tutte le valigie e l'ho portata dentro. E tu trovi una valigia e la prendi, senza sapere di chi è. Ma era proprio qui davanti. Di chi può essere? Forse l'avrà lasciata il cliente prima di me in macchina, in taxi, e Antonio, il portiere, mentre mi aiutava a scaricare le valigie, l'ha presa e portata su, credendo fosse mia. Sì, e allora dobbiamo telefonare la compagnia di taxi e dire che abbiamo una valigia che non ci appartiene. Giusto. Forse è meglio se l'apriamo, magari c'è il nome e il numero di telefono del proprietario, li telefoniamo direttamente. Però non c'è l'etichetta. Però è la valigia di una donna. Una pistola? Da qua, fa vedere. Oh, io non ho mai visto una pistola, di chi sarà? Un assassino? Un killer? Magari qualcuno che voleva uccidere qualche presidente tiranno di qualche stato africano. Tu che eri lì, mica hai sentito di qualche attentato fallito? Ma no, per un attentato ci vuole un fucile di precisione, non una pistola. E che sei, della CIA? No, l'ho visto nei film, per sparare da lontano. La pistola non va bene. Quante cose sai. Comunque, che facciamo? Chiamiamo la polizia? Certo, non si può tenere un'arma in casa. E poi io sono pacifista. Ho la bandiera arcobaleno. Ma la polizia fa un sacco di domande. Se poi viene quando c'è Laura, scopre che non vivo qui e succede un casino. Ma che gliene frega la polizia di dove vivi tu? Alla polizia no, ma a Laura sì. Ti prego, aspettiamo domani. Appena sarà ripartita, telefoniamo i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. Ma ora, rimettiamola dentro e facciamo finta di niente.
Eccola, è lei, ti prego, ti prego, ti prego. Va bene, hai vinto. In fondo, senza l'arma non ci sarà nessun attentato. Ciao Laura, Ellen. Che piacere vederti. Il bacio di Giuda. Vieni, accomodati. Lei è Clarabella, la mia anima gemella. È Clara, non solo Clara. È a tolto bella perché è uno spiccato senso critico. Piacere, io sono Laura. Sono davvero felice di conoscerla, di conoscerti. Anch'io, purtroppo la raucedine, l'otite e la cataratta. Non sarò di molta compagnia. Ah, non si vede proprio. Comunque fa un po' vedere. No, niente placche. Non preoccuparti, non preoccuparti, ho qui dei fantastici propoli. Oh, attenta, così le rovini il trucco. Mi stai rendendo molto difficile trovarti simpatica. Devi fidarti della medicina omeopatica. Sai, fidarti. Anche d'aeroporto, volevano confiscarmi la mia borsetta. Pensavano fossero droghe, figurati, i propoli. Sono cose portentose. Dimmi. Quali altri malanni hai? Sono guarita. Visto? La medicina omeopatica ha un grande effetto placebo. Vedrai, prima di ripartire ti avrò convinta. Convinta? Mi è già miracolata. Sei meglio di Padre Pio. Senti Laura, posso prepararti un caffè? Un succo di frutta? Qualcosa da mangiare? No, grazie, non disturbarti. Anzi, mi dispiace. Magari avevate altri programmi. No. Sono capitata così all'improvviso. Quando però mi hanno detto che potevo fare uno scalo a Roma, non ho resistito all'idea di rivedere una cara amica. Hai fatto bene. Ma che carina questa casa! Davvero carina! Questo lo riconosco! Era in camera tua, nella casa che dividevamo. Questa invece non è tua. No. È una bellissima statuina Ming. Eh sì. L'ho quasi rotta. Mi dispiace. Posso ricomprartela? Ci vorrebbe un anno del tuo stipendio. Sono proprio un disastro. Come posso rimediare? Siediti qui. E cerca di non rialzarti mai più. Laura è un po' maldestra. Elena mi conosce. E nonostante tutto, mi vuole bene. Sai, Clara, non so se ti ho raccontato, ma lei mi è stata molto vicina, in un momento molto brutto della mia vita. Anche troppo. Non parliamo di questi brutti momenti. Sì, ora va meglio, ma è stata molto dura. Ho tagliato i ponti con il passato. L'unica persona con la quale ho mantenuto i rapporti è stata Elena. Un'ottima scelta. Una vera amica. Penso che se non avessi avuto lei a consigliarmi, a quest'ora avrei fatto sicuramente una sciocchezza. Ma le amiche si vedono nel momento del bisogno. Quando sei disperata, perché il tuo lui ti ha mollata, l'unica che può aiutarti è una cara amica che ti ascolta con il barattolo della Nutella. Per la Nutella ci siamo, manca l'amica. Sai, Clara, io non me l'aspettavo proprio che Claudio mi lasciasse. Dovevamo sposarci, poi così, all'improvviso, da un momento all'altro, senza neanche un motivo. Un motivo c'era? Sono cose che capitano. Sì, ora va meglio. È stata Elena a dirmi di mantenere un atteggiamento dignitoso, di non fare scenate, che se c'era una sola possibilità di recuperare il rapporto, sarei dovuta sparire. Sei un genio del male, il Richelieu dei sentimenti. E così sono sparita. Ed immagino che sia stata sempre Elena a consigliarti l'Australia. Un posticino dietro l'angolo in cui Claudio potesse raggiungerti in un attimo. Sì, e le sono grata. Ora va meglio. Sto elaborando il lutto, come dice il mio psicologo. Ma a te non serve uno psicologo qualsiasi. Bisogna contattare direttamente Freud con una seduta spiritica. Ho finalmente capito che Claudio non mi ha lasciata perché avevo qualcosa che non andava, che so, perché rompo tutto, perché non so vestirmi, ma semplicemente perché aveva smesso di amarmi e basta. Giusto. Noi donne ci mettiamo troppo in discussione, cos'ho che non va, dove ho sbagliato, sono ingrassata, ho la cellulite, non piaccio a sua mamma. Le piace un'altra. Per questo io e Clara stiamo così bene.
Noi abbiamo gli stessi gusti, le stesse esigenze. Noi chi? Noi, tesoro. Noi siamo due donne che, oltre ad amarci, ci capiamo. Noi premiamo tutte e due il dentifricio nel mezzo, lasciamo i capelli nel lavandino, non ci piace il calcio e guardiamo insieme Beautiful. Siamo una coppia perfetta. Certo, non importa per chi lo si prova. L'importante è che sia amore. Poi lo si può provare per un uomo, per una donna, per due uomini. Brava Laura. Per due donne. Brava Laura, mente aperta e niente pregiudizi. Anzi, se non vi imbarazza, io vorrei chiedervi delle domande piuttosto intime. Sai, non ho mai conosciuto, come si dice, due lesbiche? No, lesbica no. Scusami, allora preferisci omosessuale? Gay? Dobbiamo per forza trovare un termine. Dai, con Laura puoi essere sincera. Raccontale di come ci siamo conosciute. Di come ci siamo conosciute? Sì. Sì, dai, voglio sapere tutto sulla persona che sta con la mia amica. Sei più tu di quanto immagini. Allora, senti, Clara, appena mi ha vista ha perso la testa. Io avevo molte resistenze perché non ero mai stata con una donna, ma lei ha cominciato a farmi una corte serrata. Mi inondava di pensieri gentili, regali, fiori. Me la trovavo dappertutto, sotto casa, in ufficio, dal parrucchiere. E alla fine mi sono innamorata del suo amore. Dove vai? A telefonare. E a chi? Ha un centro di igiene mentale. Non è adorabile? Sì, è bellissima e si vede che ti ama. Sai, quasi quasi sono anche un po' invidiosa. Vedrai che presto anche tu troverai una persona che ti renderà felice. Dimmi piuttosto, che tipo è? Perché così è, a prima vista, sembra un po' burbera. No, no. Lei è timida e riservata. E io sono l'unica persona che la capisce. E poi è gelosissima. Pensa che un giorno voleva picchiare uno per strada solo perché mi aveva fatto un complimento. Davvero? Sì, rischiando di rovinarsi il French. Oh beh, allora una vera prova d'amore. Sì, e poi tutti i giorni mi compra fiori freschi. Che romantica. Sì, e va dal più famoso pasticcere di Roma a comprarmi i cioccolatini che mi piacciono. Cosa potrei volere di più? Mi fa davvero piacere sapere che sei contenta. E Claudio? Hai sue notizie? Chi? Claudio? No, ma come potrei? Non abbiamo mica amici in comune. Ma perché? Ci pensi ancora? No! Praticamente non penso ad altro! Le ho provate tutte! Tutte! Sono passata dallo psichiatra al chiropratico, dal buddismo a Scientology! E dal guru di Sydney al mago di Arcella. Vabbè, ma devi fartene una ragione. E come faccio? Mi sono venute tutte le malattie psicosomatiche conosciute e anche quelle ignote. Hanno persino dato il mio nome ad una sindrome. Il morbo di Laura. Ho l'alopecia, la psoriasi e il fuoco di Sant'Antonio. Ma hai provato a distrarti? Sì. Non so, ad uscire con qualcuno. Certo, ma ogni volta che esco con un uomo mi comincia un attacco di sudorazione improvvisa e mi inizio a riempire di bolle rosse. E quello scappa, pensando che sia contagiosa. L'ultima volta un tipo del mio ufficio con cui sono andata al cinema mi ha accompagnato di forza al centro malattie infettive, perché durante il film d'amore che stavamo vedendo mi erano venute delle chiazze, delle pustole verdi puzzolenti. Ma nelle email mi avevi detto di stare meglio. Sto meglio. Ah, e in che senso? Prima mi gonfiavo anche tutta, come un pallone. Ah, e allora sei mia di guarigione. Sì, sì, va meglio, non ti preoccupare. Avevo solo bisogno di sfogarmi con un'amica. Hai fatto benissimo. Ora vieni, ti mostro la tua stanza. Magari vuoi fare una doccia o riposarti sì, un po'? Sì, grazie, ne ho davvero bisogno.